Buon venerdì e buona serata da War News 24. Sono passati 2 anni dalla tragedia del Ponte Morandi a Genova, in cui persero la vita 43 persone. Oggi la cerimonia di commemorazione alla presenza del Premier Conte ed il Presidente della Repubblica Mattarella, che invita a non abbassare la guardia e ad accertare le responsabilità di quel tragico evento. Il servizio. Si è svolta stamane a Genova la cerimonia per ricordare le vittime della tragedia del Ponte Morandi avvenuta 2 anni fa, il 14 agosto del 2018 alle 11:36. Un impegno e soprattutto un ricordo che è stato sottolineato sia dal capo dello Stato Mattarella che anche dal Premier Conte. Le 43 vittime non potremmo mai dimenticarle. Abbiamo preso l'impegno di non lasciare Genova sola, abbiamo creato le premesse affinché Genova possa rinascere e ci sono le premesse giuste per poterlo fare. Prima dell'evento di oggi alle 9 c'era stata la cerimonia religiosa officiata dall'Arcivescovo di Genova e alle 11:36 nel silenzio accompagnato dal suono delle campane sono risuonate forti i nomi delle 43 vittime. Il capo dello Stato Mattarella in un messaggio trasmesso ed inviato al quotidiano genuano secolo XIX ha espresso la convinzione che la responsabilità ed il ricordo di quella immane tragedia venga posto in evidenza, soprattutto anche nel cercare di trovare le responsabilità di ciò che successe in quel drammatico giorno. L'emergenza coronavirus in Puglia oggi sono diminuiti i casi nella nostra regione, secondo quanto accertato dalla Protezione Civile dalla Regione Puglia. 12 i casi accertati con 3 in provincia di Bari, Foggia, Lecce e Taranto, distribuiti in questa maniera. 3 casi in provincia di Bari, 1571, 3 in provincia di Foggia, 1253, altrettanti in provincia di Lecce 606 ed in provincia di Taranto 288. Intanto, per quanto concerne il ponte di Ferragosto, sarà possibile una nuova stretta sui locali della Movida e discoteche italiane. Lo ha messo in evidenza nel corso di un incontro con le regioni il ministro degli affari regionali Boccia. È convinto che dopo Ferragosto si arriverà alla chiusura in tutte le regioni. Molta più attenzione ad aprire le discoteche a giugno che ad altro, e questa per noi è una scelta non accettabile. Non abbiamo nulla contro le discoteche, ma se hai chiesto, dice Boccia, a un paese di stare chiuso in casa e speso miliardi per pagare la cassa integrazione alle persone per non lavorare, riaprire le discoteche e invischiarsene delle ricadute che avrà questa scelta è certamente inaccettabile, ha detto anche la ministra per il Sud, Teresa Bellanova. Il mondo della cartapesta è un mondo meraviglioso perché se fatto con passione, determinazione, grinta e voglia di essere, si può mettere in evidenza tanti capolavori. All'apparenza possano sembrare marginali, ma in realtà rivestono importanza nel cuore, nell'anima e nella grinta di chi le fa. Abbiamo fatto questa premessa perché era fondamentale farlo, ma soprattutto anche per la cortese ospite che è collegata con noi per questa intervista, Luigia Bressan. Buongiorno. Buongiorno Mimmo, buongiorno a tutti e grazie per avermi accolta nella tua trasmissione. Sono io che sono felice che tu abbia accolto l'invito del nostro telegiornale, Luigia. Abbiamo detto che tu sei una pittrice di cartapesta, una forma di arte ai più sconosciuta, ma che se fatta con passione e con grinta può regalare davvero tante belle sensazioni e tante belle emozioni. Mi sbaglio? Dici proprio bene, la cartapesta incanta in diverse forme. Mimmo, io nella vita sono una pittrice e una scultrice, come tu anticipavi, e tra le forme di scultura che io amo particolarmente c'è la cartapesta. Quando diciamo cartapesta, apriamo le porte ad un mondo, Mimmo, veramente antico, perché la cartapesta ha origini antichissime e da sempre affascina perché ha una consistenza tattile e visiva.
particolare, unica, e i pezzi di cartapesta sembrano venire fuori da un mondo di sogno, pensa ai carri allegorici, a queste grandi magie giganti che vengono create, ma la cartapesta può portare anche in altri tipi di mondi. Per esempio, Mimmo, ti racconto che io ne ho fatto diventare un vero e proprio progetto, staccato anche dall'idea del carnevale, ma gli ho dato il titolo di carta elegante. Perché con la cartapesta ho cominciato a modellare degli abiti d'epoca. Quindi, attratta un po' da questo racconto antico che già possiede la tecnica in sé e per questa rigidità che la cartapesta possiede, ho cominciato a dar vita a questi abiti d'epoca. Guarda, non so se riesci a vedere, ne ho proprio uno Sì, alle mie. stiamo vedendo e tra l'altro voglio anticipare che quello che è dietro a Luigia sono alcuni dei protagonisti della saga del Signore degli Anelli. Sì, c'è parte di una scenografia e poi c'è questo bustino in cartapesta, guarda, te lo voglio proprio mostrare da vicino. E quindi è un bustino perfettamente ricostruito e pensa, Mimmo, è indossabile, guarda, sul retro ha proprio un'apertura, quindi tu hai una modella e quindi do vita a queste sfilate surreali dove sfila la cartapesta, ma in una forma completamente nuova, diciamo, e va a raccontare. Ma non solo, per esempio voglio mostrarti un'altra cosa che ho molto a cuore ed è questo volto di Cristo, è un'opera che ho in lavorazione, realizzato completamente in cartapesta e guarda, ha proprio un tipo di modellato unico che non è legno, non è pietra e quindi e poi si possono fare opere di grande emozione. E di grande anche impatto, se mi permetti di dirlo, Luigia. L'impatto, sì, assolutamente sì. Ed eccoci allo sport, i quarti di finale di Champions League, con una sorpresa clamorosa arrivata nella serata di ieri con la formazione tedesca dell'Ipsia che ha battuto l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone con il punteggio di 2-1 al termine di un secondo tempo ricco di emozioni e che ha avuto il suo epilogo solamente negli ultimi 20 minuti di gara. Adesso l'attenzione è tutta puntata sulla sfida del No Camp di questa sera tra il Barcellona che ha eliminato il Napoli e i campioni di Germania del Bayern Monaco. Anche in questo caso si preannuncia una sfida molto interessante sotto tutti i punti di vista. Il quadro sarà completato domani, giorno di Ferragosto, dalla sfida tra il Manchester City di Pep Guardiola e i francesi del Lione che hanno eliminato la Juventus. È tutto per questa edizione serale di World News 24, le notizie le ritroverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Ci ritroviamo con il telegiornale come sempre domani con Weekend Sabato. Grazie per l'attenzione, buon fine settimana.